Sant'Angelo Angelo, nato a Pignol 1915. Lei? Sabatella Francesca, nata a Pignol 1924. Lei? Albano Saveria, nato a Pignol 1926. L'ho nato Michele, nato a Pignol il 21-9-48. 1948. Allora, di che ci volete parlare? Qualche tradizione, qual è la tradizione più di cui siete più legati qua a Pignola? C'è una tradizione particolare? Sì. Iniziamo dal signore, Una festa, una ricorrenza. È la festa della Madonna, che insomma sono tanti anni, si fa sempre questa festa ogni anno. Eccoci. A Pignola. Che si fa? È la festa della Madonna. E come si svolge? Come si svolge? Sabato. Si svolge il sabato. Di sabato, sabato e domenica. E cosa c'è il sabato? Insomma, sabato parecchia gente vengono tutta a ascoltare questa festa bella che noi facciamo a Pignola. Signore. Sabato sera che si fa la uglia? La uglia, la uglia prima si portava diversamente, mo è successo un po' più, non sappiamo se è buono o se è malamente. A fare camminare la uglia, non può stare fermo, a destra e a sinistra. Era una processione, regolare, bella. Non si faceva. Adesso fanno i balli sotto la statua, prima non si facevano. La portavano come una processione, ugualmente. Adesso non sono usciti, hanno cambiato usanza. E mentre che portano sta statua addosso, chi mettono in piazza nei larghi e cose, e ballano. Ballano, c'è il fuoco che non possono passare. Mezzo ubriaco, ogni contrada facevano dei falonchi grossi, che aspettavano che passava sta processione, ma arrivati lì che non potevano più, si fermavano, facevano suonare la musica, dopo che era stato un po' di tempo che suonava la musica e cose, stessi quelli che avevano preparato questo fuoco e cose, la prendevano, la spostavano e rifacevano passare. E tutti i farò che accendevano in una sola volta, adesso no, una alla volta, e fanno fare dalle 9 alla sera fino alla mattina, ed ecco perciò si va perdendo ogni cosa. La uglia che cos'è? È un simbolo stesso della statua. Che ha fatto su quello è una statua che si porta ugualmente girando per il è un simbolo della Madonna vicino. È esagonale. Ecco, questa è la uglia. Poi il sabato vengono le musiche e fanno la progetto. Il sabato vengono le musiche e sono in piazza. La domenica fanno la processione. La statua non resta qui, ma è a una frazione che è Pandana, che chiamano, la vanno a prendere e la portano a Pignola. Prima la portavano, stava 8 giorni a Pignola, la salivano e la scendevano dopo di 8 giorni, sempre festa. Adesso no, la salgono a maggio e la scendono a settembre. Tutto al contrario, è tutto investito. Sono stato modernato. Ecco, queste. Praticamente succede che stava dicendo lei? Era materiale, che stavo dicendo? La statua. E quello è il simbolo della Madonna, no? È una statua molto più leggera per la uglia. Che è fatta di un panno blè con le figure della Madonna vicino. No, leggere. Per portarla addosso, per ballare, per zumbare un fuoco, quello è. Che cantare è solo musica. Cantavano soltanto dietro la processione quando andavano a prendere la vera statua proprio. E lì c'erano quelle donne anziane. E che cantavano dietro l'Ave Maria, il Padre Nostro, tutti questi canti qui. Ecco quello che facevano.
Era sentita questa festa dalla tutta la provincia. Era sentita, perché era una festa, durava 9 giorni. Ecco, pensate un po', 9 giorni. Ma poi c'era un comitato che esce ogni anno. Sempre con la musica in piazza. Un comitato che ricordo la dirige. Ricordo io, la sempre con la musica in piazza. Alla sera, prima che andava in chiesa, quando dicevano la messa, e poi dopo scendeva, saliva sull'orchestra e tutte le sere in piazza per 9 giorni c'era la musica. Musica qua, adesso qua, non ci va più, è finita anche quest'altra usanza. La festa è sempre, e il bando vengono sempre. Prima mi veniva una musica, ma di quei buoni, sempre musica buona, che stava 8 giorni. E mo ne viene adesso una. Ne fanno ogni 3-4, uno viene il sabato e un'altra la domenica, l'altro all'ottava, un altro al sabato e la domenica, sempre queste solite. E come si conclude la festa? E si conclude che il sabato e la domenica si sente. C'è un comitato che si sente. Si sente la musica qui in piazza, il sabato e la domenica. Prima andavano in chiesa tutte le persone, adesso vanno soltanto quelli che vanno a sentire la messa, ma prima si andava proprio la musica in chiesa a suonare. Ecco. Sono i copi d'artificio. Poi alla sera, dopo verso le 10, le 11, spanno i fuochi artifici per trattenimento della tradizione della festa. Ecco, è una grande festa. Grande festa, veramente. C'è un comitato che esce ogni anno, che sono 30, 20, prima uscivano poche persone, e adesso 20, 30 persone che si possono raggruppare e vanno chiedendo la moneta, l'offerta a piacere, quello ogni che domenica un euro, 2, 50 centesimi, quello che tu gli puoi dare. Si può. Quando è il giorno della Madonna, si consumano tutti questi soldi che si sono raccolti con illuminazione, fuoco artificiale, insomma una cosa di tutto. Ecco. Ma c'erano delle canzoni, dei canti, dei testi, dei proverbi che nel sul santo, sulla festa, qualche modo di dire. E no, che erano tutte quelle le donne che pregavano, Madonna mia, tutte queste cose che si devono dire alla festa. Prima che la portavano subito dopo 8 giorni, e restava allo stesso posto a questa frazione, al Pandano. Poi non pioveva, pioveva troppo. Si andava a prendere in penitenza, si diceva, e noi tutti i ragazzi ci mettevano le corone in bocca, corona, tutte le cose, e dovevamo pregare con una funa dove battere delle spalle, tutte le donne scalze che andavano a prendere la processione per avere questo fatto che avevano bisogno dell'acqua, o che pioveva, questa era tutta la cosa. Che a volte era sanguinante il battito della frusta sul petto delle persone, da una rossa in Spagna, e a noi con la funa grazie Madonna, grazie Madonna, grazie. Questo era il proverbio di che dove cadesse non si fa più, una punizione per i peccati. No, è una cosa che noi volevamo, una grazia che noi volevamo dalla Madonna. La grazia per piovere. Uno per uno, decidete, iniziamo dal Signore. Che lavoro ha fatto? Io. Quanti eravate in famiglia? Adesso sono padre di 2 figli, però sono stato 8 figli a casa mia, da mio padre. Ho fatto il falegname e poi una vita che faccio camionista, l'autotrenista. Che viaggia sulle strade? Viaggia, sì. Il signore? Io padre di 5 figlie, 3 sposate e 2 no.
mestiere mio come salariato agricolo. Quindi che faceva? Salariato fissi per un po' di anni, poi sono passato all'industria. Il mestiere mio poi è stato carpentiere e ferraiolo, questo è stato. E invece la sua famiglia proprio. I genitori. Genitori. Quanti eravate? Sette. Sette figlie. Lavoravate tutti in campagna? Sei femmine e io solo. le femmine poi, mio padre era un massaio di pecore, vecchio da vaglione, facciamo quello mestiere. E le sorelle femmine non facevano niente. E poi sono sposato, sono trovato la compagnia e mo stanno tutto bene pure. E quindi durante il giorno in campagna che faceva? Lavorava? No, non facevano niente, mia madre non faceva niente. Andava la mattina, si buscavano fasce di legna a fiume qua, bacio. E questo era tutto, non facevano niente. Come in campagna non hanno fatto mai niente. Perché c'era mio padre che insomma ci aveva le pasture, ma questo, avevano grano, avevano tutto. Questo è stato. Della... Lei invece? Io calzolaio. Calzolaio? Da sette anni. Ecco, io andavo a scuola, e come uscivo dalla scuola andavo dal calzolaio. È ancora dottore. Dalla dottore ha fatto un video medico, quattro figli, tutte e quattro sesti madri, ringraziamo il Signore. Uno è medico. E i suoi genitori che facevano? I miei genitori. Quanti eravate in famiglia? Noi eravamo quattro. E quattro figli ho anch'io. Due maschi e due donne. Due maschi, uno e quel che c'era dei suo vigile. Ecco. E l'altro fa il dottore all'ospedale San Carlo. Le due donne sono impiegate tutte e due, una all'ufficio alla procura del tribunale dei minorenni e l'altra al tribunale normale dei maggiorenni. Ecco. Lei invece che lavoro faceva? Io sono un coltivatore diretto. Quindi, ho lavorato sempre per conto proprio. E che cosa lavorava? Faceva la semina, aveva degli animali, una stalla. Con la famiglia? Con la famiglia. C'ho cinque figli, quattro maschi e una femmina. E invece voi quanti eravate in famiglia? Quattro. Genitori? Eravamo quattro. E stavate sempre tutti insieme a lavorare? Sì, alla campagna? Sì, sì, sì. E questi sono i cosi, sempre in campagna. C'è un nipote che si è laureato. Si è laureato a Roma. E invece com'era 7-8 nipoti. Pignola prima, come facciamo un giro di qua? Pignola prima com'era quando eravate bambini? C'ha qualche ricordo particolare? Si ricorda? No, io sono stato poco in campagna, qui in paese, sono stato sempre alla campagna, non abbiamo dato mai conto a nessuno, sempre per conto proprio. C'era solo quattro case qui. E siamo stati bene. Un momento, poca piazza, un po' a scrivere, un po' qua sopra. Tutte queste case, non c'era niente. No, non c'era neanche i bagni. Non c'era niente. Si potevano contare qualche persona che l'aveva. Si poteva contare. Oh, nelle strade erano tutte pietre così. Non poteva neanche camminare, in mezzo alla rotabile, tutti quei brecciami grossi che tu non... E c'erano molti traini con gli animali sotto, cavalli, muli e cose che trasportavano il materiale. Macchine ce n'erano due solo. Solo due, io ricordo. Quando erano i pianti qui in mezzo agli altri, c'era uno che si chiamava. È morto un grande riccone nigri e poi c'era cosa da gasso che sta vicino al giovane Padulco da gasso e questi stavano bene. Ma loro che facevano? Questa era una ditta boschiusa nigro, ma un
miliardario. Qual era il più ricco? Quando è che morì, voleva fare a San Rocco di oro. Pensate un po'. Aveva un tumore alla testa. Se San Rocco lo voleva far guarire, lo voleva fare di oro, però. C'era una luce in mezzo alla piazza, una luce. E c'era qualche luce così, e c'era qualche luce durante il paese. Questi c'erano, che noi facevamo i giochi. Come si decide? Da una luce all'altra. Siamo usciti quando è stato tempo di guerra. Allora, non ti poteva ritirare. C'era luce a gas. Uno era vicino alla chiesa di Sant'Antonio, questi qua c'erano, ma energia non ce n'era. Era Peccialumo che appicciava e ci ammontava, ma ricordate. Antonio, 67. Antonio? Lama. Sono nato, vissuto e a morire non lo so dove. Il calzolaio. E questo il signore qui è stato uno dei miei maestri. Quindi però siete... dopo un momento ho lasciato per me ho fatto di 4-25 anni sono andato a lavorare in un'industria a Potenza, in fabbrica. Poi mi sono pensionato e adesso tuttora faccio pure il calzolaio. Calzolaio si intende non è più come prima che si facevano le scarpe nuove, adesso c'è solo la riparazione. Prima invece facevate le scarpe proprio dall'inizio alla fine. Aveva 18 anni, 19 anni, sempre scarpe nuove. Sempre, tutte le settimane 6-7 paio, 6-7 paio la settimana. Mi alzavo la mattina alle 4. Alla sera lavorava fino alle 9, alle 10, non c'era orario. Ecco. E poi quando finivate di lavorare che si faceva? Si ti ritirava a casa, mangiava un pochettino e poi a dormire. E la mattina presto, io ho fatto che la musica suonava in piazza e ieri nella bottega che lavoravo tutta la notte. Ne ho fatte nottate, io ho lavorato 26 anni a Potenza. Tra tu bancareggio, il banchetto dove si lavorava, a tutt'ora si chiama un bancareggio. Lui c'è così è piccolo per tutti gli strumenti di una volta per aggiustare. Ma quindi non ha studiato sui libri? Cioè il maestro era lui, come ha preso l'arte? Così andando alla bottega. In bottega, dava subito dopo finito solo la quinta elementare, che arrivava pure la quinta elementare, già non è come adesso che. E finito le scuole andavamo sotto un mastro. Chiamato un mastro. Che ne passava un solo sotto a me. Quando giù ce ne sono a Pignolo. Tutto sotto a me. E tu sei stato sotto Palermo. Io prima quando stavo con un Francesco Palermo. Poi sono stato con Martucci, poi sono partito, sono stato prigioniere e cose, poi sono tornato. Sei stato imponato prigioniere. So che allora, ecco. Quando era all'epoca del maestro qui, si facevano le scarpe nuove, come ha detto. Oggi invece non se ne fanno più scarpe. Solo la riparazione. Solo con la riparazione si va avanti. Che sono tutte scarpe di gomma, tutte cose. E purtroppo, dobbiamo pure dirlo, è un mestiere destinato ad estinguersi. È tanto finito. Se uno dovrebbe vivere a Pignola facendo questo mestiere qui, dovrebbe fare la fame. Che noi siamo pensionati, allora qualche cosa e si tira avanti. E poi il discorso è pure un altro. E come pure a maestri, pure a me, ci piace stare in mezzo alla gente. E sente quello poi sono delle botteghe che hai a che fare con tutti i ceti sociali. Ed è pure piacevole. Vi ricordate qualche storia? Cioè venivano queste persone e chiacchieravano con voi? Tutt'uno, pure sempre vengono. Si siedono vicino e facevano la chiacchierata. Uno di questi signori è proprio qui presente, il signor Nuccio Rizza, che ha fatto un vocabolario del dialetto pignolese. E viene sempre a trovare, devo dire pure che mi fa piacere.
Ma come si distinguevano le classi sociali? Eh beh, facile, chi aveva più soldi, è chiaro, quelle erano. Come si dice, nei vestiti, come li riconosciate? A parte. Ah, su tutto, sul vestire, sul. No, ce lo dica, prima uno che non sapeva sa com'era al tempo, come faceva a riconoscere? Ma è facile riconoscerlo, uno a quei tempi c'erano prima di tutto 50-60 anni fa. Pignola era, non è altro che era una società prettamente contadina, mulattieri e artigiani. E quindi, e poi c'erano quelli là che possedevano, sì, ma si conoscevano, non è che dal vestire, dal parlare, eppure come moneta. Quindi non era una cosa di più. Io ricordo, e voi meglio di me, che quando passava il notabile del posto bisognava alzarsi, inchinarsi, togliersi il cappello, no? Erano le famiglie che contavano, i Tucci, i Coi, i Ferretti. Sì, grandi persone che avevano la moglie. Sì, bene. Persone che nei tempi che di alto livello, oh, fronte a noi. Proprio da prima, che io contavano i genitori miei, prima di andare in campagna la mattina, veniva gestendo la messa alla chiesa, qui a Sant'Antonio. Dopo sentite la messa, veniva gestendo. Alle 6 andavano alla messa, sentivano la messa e poi ognuno se ne andava in campagna per conto loro, contava mio padre. E quando trovavano una signorina di quelle, Tucce, Ferrette, questi grossisti che c'erano, io, buongiorno signorina. Ehi, se no, poi quando viene a fare i sindaci come mo si va a votare, invece noi giravano per le case. Una volta ci hanno votato per Ferretti, una volta hanno votato per Tucci, cioè questa volta hanno votato per Tucci. Noi non la tragedia di tanti anni fa. Noi non ce lo ricordiamo. Bisogna essere contato mio padre. Quando dovevano prendere degli operai che stavano seduti lì per terra, allora li guardavano e dicevano: tu sì, stamattina puoi venire, tu no. Passavo un padrone, no? Alla sera faceva, toccavo il piede, allora tu era sicuro che andava a lavorare. Quello che non toccava il piede non può dieci. E perché? Avvisavo che può dieci. Per non fare un'offesa agli altri lavoratori stessi. Allora passava. Sono cose che. Questo era l'usanza. Lo toccavo col piede, quel già capiva che l'indomani poteva andare. Sai quanta gente su questo muro dormiva alla notte? Per guadagnare una giornata. Che venivano da Oppito, da Vaglia, da Pure quindi, da Vaglia, no? Questo l'ho visto con gli occhi miei. Io l'ho fatto praticamente questo servizio di tozzola col piede. Non l'hanno sentito, ma io l'ho fatto praticamente. Che io avevo un servizio era quello. Sai cosa perciò. E quindi che facevi? Ce lo racconti? Raccontalo come facevi, racconta tutta la storia, no? Come facevi? Che se tu ce l'ava, tieni con me, vieni, tieni con me, e se non veniva, fatela. Mi pagava la sera e se non veniva, dormo qui. E non tutto pure sì. Ma dove si andava a lavorare? Nella campagna. Nella campagna. A miedere il grano. Il grano, fai i giardini, insomma tutte queste cose. Tutte queste cose. Poi c'erano delle compagnie, quando si mieteva, si partivano e andavano verso nelle zone dove si mieteva prima. Nella colonna, Tulve. Nelle Puglie. Loro già avevano mietuto perché sono più basso di noi. E dopo fatto quel servizio. Venivano da noi, loro, ecco, noi era tutto al contrario, perché tu vai a Oppito, dove cose, mietono tutto prima di noi, venivano da là e se ne passavano dalla parte nostra da qui, per guadagnarsi la giornata, che vuoi, si avventuravano, dormivano per terra, e chi trovava la mattina il sé? Tu vieni bene con me, tu vieni con me, a seconda come, sì, come gli pareva. Qui fino al periodo della guerra, guarda, sono andato a Tolova nelle colonne a tagliare grani, l'operaio che stava pazzano. Sì, mi ricordo il periodo della guerra, venendo a mia di là,
pure da noi i pignolesi sono venuti là. Eh sì, che lei è più bassa, più bassa. Ma si cantava qualcosa quando mi vedevano? Ah? E se cantavano le canzoni, si facevano qualche boccruccio di più. Mangiavano 3-4 volte al giorno? Si mangiava alla mattina, poi a colazione. O giorno, o pranzo, poi facevano la merenda, alla sera verso le 6, 6 e mezza. La mattina lo chiamavano un muzzo. Un muzzo. La mattina, ma verso le 6 e mezza, le 7, le 8. Poi ci vengono muovi, poi c'è una colazione verso le 9:30, 10. E già si beveva una poca. Io avevo un vecchietto, era abbastanza anzianotto, insomma, lavoravo, ma era un bravo lavoratore, a me, il grano. E allora faceva con mio padrone, prima un po' di vino, si beveva tu, fiaschetto, e bevi. O fiaschi. E mi faceva fiaschetto. Poi, vedete che questo qua, spostava, faceva nata, ma che sto che fai? Ma come patrono, ma sto fatendo? No, tu non fate più come prima, come se era già imbriacato. Le aschette, da qui, non mettete tre di una regna. Ho facito un buco buono buono, come è morto, sta giovane, sta bene. O patrono, pronto, beh, c'è la madonna, dici, cosa voglio qui? Ma noi le mi sono fresco, se è un buco, non mi mette più, povero. Erano una cosa di legno, una piccola botticella di legno, e si chiamava fiaschetta. Fiaschetta con un pannetto vicino, se mi si vede una regna, insomma, di grano. E questo è il lavoro. Ma non c'è qualche detto sul lavoro nei campi? O una canzone, qualcuno conosce una canzone che cantava le prima? Ah, le canzoni, proprio. Comunque è una canzone, non ti ricordo. Orde. Che si diceva? Quando uno ha la gretta, la voglia a cantare le canzoni, cina, a cantare. E con le ragazze invece quando vi ci incontravate? Che ti facevi? Io ero fidanzata, non mi potevo sedere neanche vicino. Tu mi hai trovato. Dove chiedevo un fratello se dovevo fare un ballo. Scusa, ma ballo un po' con tua sorella. Quando le potevate conoscere queste ragazze? Ah sì. Alla sera quando andava in casa. La domenica sera quando era vicino a volare, costa, metteva così in giro. Ma io un giro. Però tu sta pur lontano da essa, non aveva toccato neanche un ginocchio. No, non aveva toccato. Penso un po'. Perché i genitori. E i genitori sempre. Perché suonavo pure l'organetto, mi arrangiavo abbastanza, io facevo ballare, signori, qua qui. E questa è la vita che abbiamo fatto noi. E si ballava intorno al focolare, quindi, sì, con le ragazze? Beh, siamo in una casa, di... sempre si ballava sempre amici. Tra amici, casa si ballava spesso, pure serata con la famiglia. La domenica. Si ballava, ti arrivavano da una campagna. Quattro amici, sì, e si ballava. Prendevano organetto, eh? Su che musica? Con l'organetto. La polca, la mazzurra, il mazzucco, polca, manestrefa. Che siano le ballate prima? Prima non c'erano né le balere né le discoteche, quello era. Si organizzavi una casa privata. Quella era un'altra cosa. Si organizzava di queste case private. Già si intendeva prima dalle ragazze, vedi che stasera si balla a quel posto. E ci si incontravano. Poi c'era un'altra cosa, la gente tante soldi non erano. Si faceva la colletta per andare a comprare il vino. E tutti qua, uno usciva col berretto per te, una lira ciascuno, ma soprattutto per far bere a un suonatore, quelli che suonava l'organista. La cinglina non ce n'era, da qui dentro. Sapevo un suonatore, una lira, allora, i 5 soldi, lì a 10. Allora, così, poi una cosa, prendiamo 5 litri di vino e si beveva tutto, e si ballava. E con una lira che ci compravi?
E Catano, un litro di vino costava 1,20, una lira e 4 soldi. 1,20, la giubba, un pochino froso, ma che pazzita, sì, sì. Secondo. E invece a lavorare nei campi una giornata quante lire erano? Quando gli davano? 6-7 lire, 6 lire. 6 lire, 7 lire, 10 lire, secondo. Dipendeva dall'operaio come si prestava. Secondo. Allora perché facevano lire, 6, sapevi che quello rendeva di più. Poi marmane, si andate, era una mattata che pigliava 6-7 lire al giorno. 6-7 lire al giorno, non è che 6-7 lire al giorno, questo è la... E si viveva bene con quei soldi? Cavo vivevo! Allora c'era il baccalà, si vendeva il baccalà, che costava così. Lo davano per poco soldi. 2 lire, 3 lire. Adesso qua calà è arrivata le stelle. È arrivata 30 euro. E la carne. Questo è meno del baccalà. La carne si vede solo a Natale. Pasqua, che la potete poi tanta cosa. Nei botteghe di generi alimentari. Tu vendevi il petrolio, vendevi il gas. Vendeva la pasta a cartone così avvolgibile, ma erano un butiferio. Adesso profilassi a destra, profilassi a sinistra, quelli e quell'altro. Prima non c'era nessun controllo. Angera Monetti si vedeva, si lavorava per la sopravvivenza. Nei tempi se facevi la spesa tutta a credenza, dicevano. Con la libretta. Segnava, se aveva la possibilità a fine di mese, andava a pagare, se no un povero mi brugava il gatto. Se no ti aspetta un attimo. Non li tenite, aspettavo quando facevo soldi.